questo, sì, e questo è questo, è questo proprio interessante. È la classica famiglia in cui il padre porta tutti a casa, ma c'è la dei parametri. Tu hai fatto una previsione nel passato, tu non hai fatto più nel presente, quindi ti cambiano i parametri, quindi non sei mai sicuro che la tua previsione sarà giusta, perché è giusta se giochi in quel momento e vinci in quel momento. Se cambia nel tempo, può darsi che alcune volte non funzioni più, perché tante cose sono cambiate. Oppure. Allora, buonasera. Una questione importante, perché ci dà la possibilità di avere qua a Roma Corrado, che ha già presentato poco fa Evideon. Evideon, che è l'ennesimo libro di Corrado, nel senso che ne ha scritti già tanti, ma per spazio interiore è il terzo. Come sapete, ha già pubblicato Genesi, Coscienza e Evideon. L'anima dei colori è questo testo appena uscito da qualche giorno, questa è la prima presentazione in assoluto, che ci fa particolarmente piacere perché segna questa ideale trilogia che Spazio Interiore ha pubblicato con Per Corrado, segna una svolta, come sapete, nel pensiero di Corrado. Già con Genesi e Coscienza si era andato oltre rispetto alle ricerche che aveva fatto e che fa ormai da tantissimi anni. L'apertura di questo libro, la prefazione lo segnala, e quindi spiega perché l'esigenza di aggiungere un piccolo tassello, un altro piccolo ma importante tassello a queste ricerche. Io ti richiederei quello che Maura prima ti ha chiesto, per dare la possibilità di introdurre. Prima mi dicevi, in macchina, è difficile spiegare dei concetti difficili senza banalizzarli. Che cos'è Evideon? L'Evideon? Sì, la questione è questa: a un certo punto io mi sono reso conto che ho fatto un percorso di vita di un certo tipo, e mentre scrivevo delle cose mi sono reso conto che le cose che scrivevano erano la rappresentazione dell'istante in cui io stavo facendo quel particolare tipo di discorso. Evideon nasce nell'istante in cui io cerco di comprendere come è fatto l'universo. Me lo devo chiedere, c'è tanta gente che non se le fa le domande, forse di meglio, però io purtroppo, una volta che mi sono fatto la domanda, è tocca rispondere. E mi devo chiedere come è fatto l'universo, perché negli anni passati, quando studiavamo le ipnosi regressive, abbiamo fatto le simulazioni mentali e abbiamo visto tutte queste bellissime cose, ci eravamo resi conto che il cervello umano aveva una visione dell'universo archetipica, simbolica, ideica, frattalica, sempre dello stesso tipo. Quindi noi abbiamo avuto anche, per esempio, non tantissimi, ma alcuni addotti stranieri di tutte le parti del mondo. Quindi sembrava che nel cervello di tutta questa gente ci fosse un'architettura dell'universo fatta nello stesso modo. Questa architettura era quella che ci permetteva di dire che una persona normale, tra virgolette, perché la normalità non esiste, la normalità è sei normale se tu appartieni a quel gruppo di persone che rappresenta la maggioranza. Questa è la normalità. Quindi te puoi essere normale oggi, ma anormale domani mattina se cambia il percorso storico. E magari prima erano quelli di destra che comandavano, poi ci sono quelli di sinistra, poi ci saranno quelli di destra. Allora ci sono delle persone che, per rimanere normali, come Giuliano Ferrara, ogni 10 minuti cambia e diventa un'altra cosa. Diventa un'altra cosa. E io mi dovevo chiedere questo. E allora mi sono chiesto come mai gli esseri umani nella loro testa vedono l'universo come una serie di ottanti, di posti, di otto ottanti, divisi da tre assi, che sono sostanzialmente l'asse dell'energia, dello spazio davanti, caratterizzato dal colore rosso davanti e ciano dietro, l'asse dell'energia, magenta, verde, e l'asse del tempo, blu,
giallo. Che strano, ma come mai questi colori archetipici, che erano, sono poi la rappresentazione dei colori e degli anticolori, perché il colore blu è l'anticolore del giallo per la fisica cromodinamica, dove il blu e il giallo sono la rappresentazione di simmetrie. Come si fa a sapere che una croce è simmetrica o non simmetrica a seconda di quello che ci ha appiccicato qui? È come se qui ci fosse un segnale audio e qui ci fosse il controsegnale audio, per cui il cervello, l'orecchio destro e l'orecchio sinistro sentono questi due rumori in controfase tra di loro e non si sente niente, equalizzato. Questi erano i colori. Perché mi si rappresentavano così? Questo tipo di casino mentale permetteva al soggetto di immaginarsi nella testa una sfera rossa, che era la sfera del suo spirito, una sfera blu o gialla, che era la sfera della sua anima, e una sfera verde, che era la sfera della sua mente. Quando questi colori erano alterati, qualcosa non funzionava. Questo qualcosa era legato al fatto che qualcosa modificava archetipicamente, simbolicamente, la vibrazione di questa sfera, che assumeva quindi un'emissione di colore differente. La fisica sembrava essere rispettata, ma la fisica dei colori, per esempio, perché quando io dicevo di mettere insieme le tre sfere, quella blu, quella rossa e quella verde, il soggetto sempre vedeva una sfera bianca. Come del resto si vede quando ti sparano negli occhi un laser rosso, uno blu e uno verde. Te vedi tre pixel che se li guardi bene saranno tre colori diversi, ma se li guardi a distanza ti danno il bianco. Che strano. Oppure c'era, quando c'era l'anima gialla, lo spirito verde, rosso e la mente verde, si sommavano insieme e veniva un giallo più scuro. È vero, se ti metti insieme queste cose ti fai un giallo scuro. Anche uno del Biafra, che non aveva mai studiato niente, il suo cervello si comportava come un modello fisico perfetto. E beh, certo, l'avevamo detto, chi sono i creatori dell'universo? Il creatore dell'universo è l'uomo, sei te. Se non lo sai te, devi riacquisire consapevolezza, ma siccome sei te il creatore dell'universo, vuol dire che dentro di te c'hai tutte le regole di fisica per comprendere come hai costruito la virtualità. Hai costruita te. Certo, era interessante questa cosa, perché questo voleva dire una cosa fondamentale. Voleva dire, e l'ho presa da lontana, che Galileo aveva sbagliato. Galileo diceva: osservate un fenomeno fisico dall'esterno, studiatelo bene, riproducete nel laboratorio, scrivete una legge, come si chiama? Noi funzioniamo con questo sistema. Non era così. Non sarebbe stato così. Se la nostra idea era vera, noi abbiamo dentro di noi tutto. Galileo guardava il quadro, il moto della lampada che c'è al battistero di Pisa, che pesa una tonnellata, quindi non si muove, sta lì ferma, e nel guardarla, nell'osservarla, nel comprendere come si sarebbe mossa se si fosse mossa, ricordava come l'aveva creata lui, ma cercando di guardare questa lampada come si guarda un qualsiasi fenomeno esterno. E lui avrebbe dovuto fare, secondo me, questo ragionamento: c'è qualcosa di familiare in questa cosa, ma che cos'è? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi, perché tu sei qui per fare un certo tipo di esperienza e non ti ricordi che sei te che ti sei imposto di fare questa esperienza. E l'idea di studiare il fenomeno era l'idea di tentare di riacchiappare quel ricordo che Galileo aveva della lampada che lui stesso aveva creato e del moto del pendolo che lui stesso aveva creato. Ma se fosse così, l'universo nasce dentro di noi, non da fuori. Non c'è il pendolo, il moto del pendolo, te lo porti dentro di te e lo studi, no? C'è dentro di te il pendolo. Tu lo guardi e ti ricordi in qualche modo che l'hai costruito te. Sarebbe tutto sbagliato per la fisica moderna se così fosse, ma così è, punto interrogativo. Ebbene, nel nostro cervello tutti vedevano l'universo fatto nello stesso modo, come una serie di assi in cui c'era il magenta, il verde, il rosso, il ciano, il blu e il giallo. Persone senza problemi di squilibri psicotici vari, ovviamente, no? Perché questi vedevano questo tipo di situazione in modo completamente diverso. E si poteva vedere, ed è una cosa che stiamo facendo, come raddrizzare i colori e gli assi permette al soggetto di guarire in 5 secondi. Che strana questa cosa. Ci stiamo lavorando ora, eh?
Allora l'universo era fatto così, era un qualcosa, e il mito ce lo raccontava, qualcosa, il mito dice, l'universo nasce da niente, non c'è niente, dal niente vengono fuori due cose, la luce e l'antiluce, il bianco e il nero, e nasce la divisione. Nella scrittura più interessante, che è quella un po' più scientifica, che è la scrittura antica ebraica, quindi il Sefer Yetzirah, per citare un libretto strano, scritto 1700 anni prima del Babbo di Abramo, insomma, voglio dire, anche moderno se vogliamo, perché poi i testi più antichi sono molto più antichi. Beh, si dice esplicitamente quante sono le dimensioni dell'universo. Le dimensioni dell'universo sono 6. Avanti, dietro, destra, sinistra, alto, basso. Era l'Evideon, era questa cosa qui. Cioè dal nulla nascono due cose, due croci tridimensionali, che hanno una caratteristica però. I colori sono messi in posizione tale da essere totalmente invisibili, perché il giallo e il blu, colore anticolore, si ammazzano tra di loro. Il rosso e il ciano si ammazzano tra di loro. Il magenta e il verde si ammazzano tra di loro, sono due cose invisibili. E queste due cose, proprio per come erano costruite fisicamente, erano una l'immagine speculare dell'altra. Il fotone e l'antifotone, la luce e l'antiluce, a cui si riferisce il mito. Ma dice, ma te perché ti interessa il mito? Che te frega del mito? Si sta parlando di fisica quantistica. Perché se nella realtà dei fatti noi siamo i costruttori del nostro universo, dentro di noi abbiamo costruito il nostro universo, quindi della fisica ce ne possiamo anche un po' strabattere, perché l'uomo della pietra sapeva perfettamente come lui aveva costruito l'universo. Certo, aveva meno consapevolezza di noi, su questo non c'è dubbio, ma quei pochi uomini che hanno avuto grande consapevolezza, e nella storia lo vediamo, voglio dire, Platone, citiamo uno solo, che aveva i solidi platonici, cioè attraverso i solidi, le figure geometriche, lui era in grado di descrivere l'universo come lo descriviamo oggi, uguale. Dobbiamo chiederci perché l'uomo della pietra sapeva le cose, anche se le descriveva con un altro linguaggio. Noi sappiamo certe cose e le descriviamo con un linguaggio matematico, ma perché l'uomo della pietra lo sapeva? Perché guardava dentro di sé. Allora è evidente che se Bohm ha ragione, e Bohm è quel fisico che dice che lo spazio non esiste, il tempo non esiste e l'energia non esiste, ma esiste tutto in un unico istante, cioè l'universo è non locale, quello che accade qui e quello che accade su Alfa Centauri sembrano distanti, nello spazio e nel tempo, ma non lo sono, non lo sono, tutto accade in un unico istante. Allora nel nostro cervello, noi siamo i creatori, lo sappiamo, ecco che compariranno le strutture di un fotone e di un antifotone, di una luce e di un'antiluce. Poi io prendevo questi cosini, ci giocavo con queste pallette colorate, le mettevo insieme e con questi due cosini, il fotone e l'antifotone, sono riuscito a mettere insieme la struttura dei leptoni, degli adroni, dei quark, cioè tutto. Il comportamento esatto delle particelle subatomiche. La cosa strana, carina, interessante, che poi ha a che fare con la nostra coscienza, perché questa è la parte un po' tecnica, ma poi c'è cosa vuol dire a livello di coscienza. La cosa interessante è che se io avevo un bel giorno la cattedra, ero lì, e stavo con queste pallette colorate, che ho usato i modelli molecolari, quelle che usa Piero Angela nei film, no? E, sì, però lui ci piace una mazza, ma quello è un altro problema. Altro in maniera anche un po' più economica di quello che fanno gli svizzeri. Sì, sì, assolutamente. Con queste pallette cercavo di fare gli urti tra particelle. Avevo quindi, tutto è legato, cosa fondamentale, all'unico mattone che esiste nell'universo, cioè il fotone. Perché dico l'unico mattone? Perché se è vero quello che dice Bohm, l'universo è un universo olografico. Un ologramma è un frattale in cui tutti i pezzettini piccoli dell'ologramma contengono tutta la struttura dell'ologramma, c'è dentro tutto, ma sono pezzettini piccoli. Te c'hai la figura di un ologramma, la Madonna in tre dimensioni messa qui. Se te vai a vedere con la lente di ingrandimento un pezzettino piccolo, scopri che c'è una Madonnina piccola piccola che costruisce questo frattale gigantesco che è l'ologramma in tre dimensioni. Il fotone è il mattone con cui deve essere costruito tutto l'universo, mi chiedevo per questo. Mettendo un fotone e un antifotone insieme, costruivo un elettrone. Lo sapete,
che c'è un problema, la fisica c'ha questo problema, lo dicevo anche prima. Te prendi un fisico e gli dici, senta, io qui, certo, avete capito tutto, ora avete scoperto anche il bosone di X, grazie, bravi. Guarda, questo è un pennarello, dice una lavagna, me lo disegno un fotone. Cosa si scopre? Si scopre che il fisico, il fotone, non te lo sa disegnare. Come non te lo sa disegnare? Eh sì, perché non l'abbiamo mai visto. Ho capito, non l'hai mai visto, ma siccome lo strutturi con una formula precisa che ti dice il fotone ha queste caratteristiche qui, disegnami un oggetto che abbia quelle caratteristiche lì. Non lo sa fare. Non perché non l'ha mai visto, ma perché non l'ha mai visto nella testa. E non l'ha mai visto nella testa perché non ha la consapevolezza di arrivare a quella immagine. Invece io, poverino, mi sono disegnato questo fotone, l'ho fatto anche con le pallettine, dove le pallettine rappresentano delle operazioni di simmetria, nient'altro, delle simmetrie. L'universo si basa su queste cose archetipiche. Quanti sono gli archetipi? Che cosa sono gli archetipi? Tutti ne parlano, però nessuno è in grado di dare una spiegazione precisa. Gli archetipi, archetipo, è la prima, il primo oggetto, la prima cosa, il primo aspetto, si potrebbe dire così. E quindi, in realtà, è un'idea da cui nascono tutte le altre idee. L'idea fondamentale. Prima di quell'idea non c'è niente. Idea. È il nome Evideon, nasce da idea. Perché i greci, che sapevano un sacco di cose, nella evidenza dicevano che l'evidenza è quella cosa che si manifesta quando fa qualcosa. Perché se sta ferma, non si vede. Era proprio il fotone. Guarda quanti fotoni ci passano davanti, qui se ne vedono questi fotoni. Noi vediamo solo i fotoni che si manifestano perché ci colpiscono, ti toccano. Allora noi interagiamo con il fotone e vediamo, guarda il fotone. Ma una cosa che non si manifesta non è evidente. L'idea è eideon, cioè la V dal greco è caduta a un certo punto, è venuta fuori questo concetto fondamentale. L'idea è quella cosa prima che si manifesta, cioè si rende visibile, solo se ti permette di fare qualcosa. Il fotone, l'antifotone, venivano creati da nulla, non c'era niente, niente, e poi nascono queste due cose, che sono simmetricamente fatte in modo tale da essere trasparenti, ma quando si riunificano, si mettono insieme in due modi diversi, ecco che appaiono. E così apparivano i fotoni che diventavano elettroni, che diventavano quark, che diventavano mesoni, che diventavano tutto quello che te pare, tutta la struttura subatomica. E poi mi divertivo a far sbattere insieme queste cose, come fanno a Large Hadron Collider. Large Hadron Collider, 27 milioni di euro tutte le volte che devono spendere questi soldi per raffreddare a 190 gradi con l'elio liquido tutto sto circolo che non so quanti mai è di chilometri. Io lo facevo in un secondo sulla scrivania, e venivano fuori gli stessi risultati che gli venivano a Large Hadron Collider. Perché? Perché quelli misurati perfettamente a Large Hadron Collider tengono conto di quelle regole di simmetria simboliche con le quali vengono fatti questi composti. Solo che se te non sai che sono fatti da fotoni e antifotoni, te non li sai disegnare. Io, avendo costruito una struttura del fotone, ecco che ti dicevo, guarda, il fotone e l'antifotone si uniscono insieme e fanno questo. È facile. Vedi, che cos'è lo spin? Lo spin è quella cosa che sembra che i fotoni girino come una rotellina sul loro asse, no? E allora vedevi che lo spin era o un mezzo o meno un mezzo. Che strano numero. Ma da dove viene sto numero? Tra parentesi, questo numero, più mezzo o meno un mezzo, è nell'equazione di Schrödinger. Schrödinger è un signore che ha costruito la struttura degli orbitali molecolari, quindi non è un coglione. Ha scritto le formule. Però nelle sue formule, un mezzo o meno un mezzo, ce l'ha aggiunto. Perché se no non gli funzionava, non avevano risultati queste funzioni d'onda, non ci arrivano risultati. Ce l'ha messo così, perché se non ci scrivo un mezzo qui, ora, la formula non ha senso. Quindi nessuno aveva compreso neanche che cavolo fosse lo spin in realtà. Invece se te lo vedi, vedi che l'elettrone che ha spin o più un mezzo o meno un mezzo è fatto di un fotone o di un antifotone, e quindi comprendi subito che il più e il meno un mezzo vengono da queste due cose,
Il quark è fatto da un fotone, un antifotone e un altro fotone, tre pezzi. Oh, lo sapete lo spin del quark, che è o un terzo o due terzi, cioè o vede l'antifotone o vede i due fotoni che ci sono legati. Ma che strano, questi numeri tornavano con dei modellini molecolari che poi ti spiegavano tutto. Cosa c'era dietro da un punto di vista di coscienza? Perché io stavo scrivendo questo lavoro? Stavo scrivendo questo lavoro perché a me serviva in quel momento acquisire la consapevolezza di chi sono. E quindi quello che scrivevo in quel momento era la rappresentazione a specchio del percorso che stavo facendo. La coscienza è questa cosa che dà origine alle due cose, il fotone e l'antifotone. Per gli antichi la luce e l'antiluce. Brahma, si diceva prima, anzi Brahman, che crea il dio uomo morfo, che ha due colori negli occhi. Un raggio blu gli esce dall'occhio destro per creare la donna e il raggio rosso gli esce dall'occhio sinistro per creare l'uomo. Erano gli stessi colori, il rosso e il blu, guarda caso, del triade color test che la gente si faceva nella sua testa. Vedi che il maschile e il femminile sono dentro di noi sempre interpretati da questi colori. Perché? Perché i colori sono archetipi. E l'universo l'abbiamo fatto noi, quindi o che tu sia cinese, o che tu sia guatemalteco, sempre rosso e blu vedrai il maschile e il femminile e non c'è niente da fare. A meno che qualcosa non segnali nel tuo cervello un malfunzionamento. Allora tu comprendi che i colori sbagliati possono essere correlati al malfunzionamento. Cambia i colori, falli tornare quelli giusti, tra virgolette giusti, perché te rendi corretti, il soggetto guarisce dalle sue malattie. Facevamo anche questo, stiamo facendo anche questo. Ma a livello di coscienza, quello che veniva fuori è che la coscienza aveva prodotto attraverso la divisione il duale. Perché la coscienza si divideva? L'idea del fotone e dell'antifotone è semplice. Se io capisco che cos'è un fotone, se capisco come è fatto, siccome questo è l'unico mattone sul quale posso costruire tutto quello che mi pare, tutto, devo dire che l'universo è un fotone grande grande, fatto di fotoncini piccoli piccoli piccoli, e con questi fotoncini piccoli piccoli, come un Lego, io riesco a costruire un canile o un grattacielo alto 30. Per questo mi veniva bene la struttura dei quark, dei mesoni, dei bosoni, dei leptoni, e con tutte le loro proprietà di simmetria, tranne la massa, perché secondo me il bosone di Higgs, compace di tutti, non esiste. E io mi prendo anche la responsabilità di dire, potresti dire, scusa, l'hanno scoperto all'Hadron Collider e te ti sputtani dicendo il bosone di Higgs non esiste. In realtà nell'Hadron Collider hanno detto che there are strong evidences for the existence of boson di Higgs, cioè ci sono delle forti, evidenze che il bosone di Higgs esista, ma non hanno detto abbiamo chiappato il bosone di Higgs, punto numero uno. Hanno scoperto due o tre particelle che fanno delle cose strane che probabilmente il bosone di Higgs non farebbe, tra le altre cose, e lo chiamano bosone di Higgs. No, non si fa così, la scienza ufficiale è un'altra cosa. Già si sono sputtanati 4 mesi prima con il neutrino che andava più forte della velocità della luce, e una delle nostre ministre ha fatto la solita figura schifosa credendo che esistesse un tunnel che collegasse l'Italia con l'Argia Europea. Sono così convinto che non esiste il bosone di Higgs che lo dico ancora poco, perché sulla base dell'evidenza del fotone non esiste spazio per creare una simmetria che corrisponda ad un oggetto uguale a bosone di Higgs. Cioè, se noi abbiamo un certo numero di sedie e ci dobbiamo sedere su queste sedie, che sono contate, e le sedie sono, ognuno ha l'espressione di un oggetto che ha una certa simmetria, tutte le simmetrie si sono sedute e non c'è più spazio per il bosone di Higgs. Non c'è, non esiste. Però è chiaro che esiste il fatto che noi crediamo che le cose pesino, che quindi ci sia la massa. Come mai il fotone, per esempio, non ha massa? Il fotone non ha massa e pensate, poverino, che è l'unico disgraziato, l'unico oggetto che non c'ha massa, anche quando va alla velocità della luce. Perché i fisici dicono,
oggetto. Quando lo mandi a bruciare la luce, a massa infinita. Lo diceva Einstein, con il passaggio. E uguale a mc4, vuol dire quella roba lì. È facile. Siccome il fotone e l'antifotone si interconvertono tra di loro a grande velocità, nel nostro modello, tutto così, te non vedi niente. Te non vedi il dito, te non vedi niente. Questo vuol dire che se il fotone ha la rappresentazione di una massa e l'antifotone ha la rappresentazione di un'antimassa, se il fotone è fermo, massa e antimassa si annullano. Se il fotone va alla velocità della luce, massa e antimassa si annullano. Qualsiasi velocità assuma il fotone, non troverai mai la massa. Era banale. Ma perché era banale? Perché io avevo fatto il disegnino del fotone, ho detto, ah, il fotone è fatto così. E dopo che ti puoi fare il fotone, puoi comprendere non solo l'universo virtuale come l'hai fatto, ma ti puoi chiedere anche, ma da dove è venuta fuori questa cosa? Questa cosa è tiene presente tutte le regole della fisica. Non ne toglie, non ne tocca nemmeno una. Non ne tocca nemmeno una, va tutto bene. In più ti spiega delle cose che la fisica non ti spiega. Ti spiega delle cose che la fisica non ti spiega. Perché sapete che cosa fa l'antifotone? L'antifotone, secondo la fisica, è un fotone che va indietro nel tempo. Allora, c'è un esperimento che hanno fatto 25 anni fa, grosso modo, negli Stati Uniti, di un grosso gruppo di ricerca che prende un cannoncino e fa sparare un fotone a destra e un fotone a sinistra, questi due fotoni gemelli, che vanno su due bersagli, pim, pim, e i due bersagli vengono, c'è un suonino, tring, sono arrivati due fotoni, che sono andati, ovviamente si misura, alla velocità della luce. Il primo e il secondo fotone sparati insieme, arrivano insieme, non c'è nessun problema. Siccome ai fisici americani gli piace un casino rompere le palle ai fotoni, a un certo punto arriva uno, prende uno specchio e lo mette nel mezzo di uno dei due cammini. Questo specchio, i fotoni arrivano addosso e rimbalza. Però, mentre nell'altra parte arrivano tutti i fotoni. Lo specchio però non è mai uno specchio preciso, perfetto. È uno specchio al 99%, che vuol dire che 99 fotoni vengono rifratti, tornano indietro. Un fotone ce la fa a passare. O lo sapete che quel fotone va due volte la velocità della luce, cioè arriva prima di quell'altro che non ha dovuto saltare l'ostacolo. Il fotone che salta l'ostacolo arriva prima. Allora, spiegazione scientifica. No, la della luce si può superare. Se no ci fanno, ci bruciano solo. No, no, non è vero che 99 fotoni sono stati buttati via e un fotone solo è passato. No. No, un 99esimo di fotone è riuscito a passare, mentre il 99% del fotone è stato ricacciato indietro, riflesso dallo specchio. Il 99esimo, cioè è come se te ci avessi un braccio che è mezzo nello specchio e tutto l'altro corpo fuori. Però, dice, il fotone è un'onda, si può comportare anche come un'onda, non lo so, dice il fisico, quando si comporta da onda e quando da particella che gli viene in mente così. Ogni tanto fa onda, ogni tanto fa particella. E in questo contesto un po' di fotone fa da onda e un po' di fotone fa da particella. E questo non si può fare. Ma loro lo dicono. Cioè tutto il fotone o si comporta da onda o da particella, no? Che metà fa una cosa e l'altra metà fa un'altra. E allora il fotone, l'1% di fotone che è passato, non ha una curva di probabilità che è fatta così. Che sembra una tartaruga grande. Che cammina e va a sbattere contro il muro dove c'è il campanello. Ha un'onda di probabilità fatta così, piccola, una tartarughina piccola. Allora, quando l'onda di probabilità arriva lì e quando l'ondina piccola arriva, siccome l'ondina piccola è più corta, passa prima attraverso il bersaglio e quindi fa suonare prima il campanello. Questa era la spiegazione. Io l'ho letta 25 anni fa, mi ci venivano le lacrime agli occhi da ridere. Invece prendi quest'altra spiegazione. Il fotone e l'antifotone è quella cosa che i fisici vedono e che dicono. L'antifotone non esiste perché è l'antiparticella del fotone. E certo, sono la stessa cosa, sono in radio scambio tra di loro e non si vede. E non si vede perché si vede solo quando il fotone sbatte contro la materia, che allora si illumina perché diventa fotone. Se sbatte contro l'antimateria si vede nero perché è antifotone. Quando
il fotone arriva sulla superficie dello specchio mentre oscilla, o lo vedi dritto o lo vedi storto, cioè c'è un certo numero di probabilità che lo specchio te lo veda come fotone, allora tu lui tornerà indietro. Se te lo blocca come antifotone, lui si trova antifotone per un miliardesimo di secondo e torna indietro nel tempo e va dalla parte opposta dello spazio da cui va il fotone. Se il fotone viene riflesso, l'antifotone passa attraverso lo specchio, solo che per un attimo è andato indietro nel tempo. Sapete cosa vuol dire? Che è come se fosse partito prima. È per quello che arriva prima, non perché è stata superata la velocità della luce. Allora, questa è una cazzata, però voi applicate il concetto di fotone e antifotone a tutti gli esperimenti della fisica quantistica e vi torneranno tutti con le stesse risultati che la fisica quantistica ci ha messo di mezzo, ma spiegando esattamente quello che succede, cosa che la fisica quantistica non sa fare. Per esempio, un'altra cosa che la fisica quantistica non sa fare è prendere due specchi o due pareti così e schiacciare i fotoni insieme a grande velocità. Non c'è bisogno che li schiacci, basta che fai così. Lo sai cosa succede in questa scatola che non si vede niente? Se fai così alla velocità della luce, si crea luce qui, cioè. Cosa dicono i fisici? È chiaro, il fotone virtuale che sta qui dentro, che cioè il fotone, antifotone, fotone, antifotone, ma lui non lo sa, quando tu lo schiacci nel mezzo si è bloccato sotto forma di fotone e quindi illumina. E però c'è un'altra cosa che succede, che è strana, che un certo numero di fotoni non ci sono più qui dentro, sono fuori dalla scatola. O come mai sono fuori dalla scatola? L'effetto Casimir. E non si sa. E che velocità hanno avuto? Ne esce fuori dalla scatola istantanea, super velocità della luce, super luminare. E come mai sono fuori dalla scatola? Facile. Quando te hai schiacciato la scatola, metà fotoni sono rimasti fotoni, si sono visti. La trinità di fotoni erano antifotoni, sono andati indietro nel tempo, sono usciti dalla scatola alla velocità della luce. Facile. Vedi che si spiega anche l'effetto Casimir, con tutta la simmetria. Fotone e antifotone. E nella coscienza questo che cosa conta? Perché noi ci dobbiamo rompere le palle per sapere come sono fatti i fotoni? Sì, vabbè, a me mi può interessare da un punto di vista così, ma perché dietro il fotone e l'antifotone c'è l'ambiguità del principio di indeterminazione di Heisenberg. Vedete, se noi siamo Dio, noi siamo la coscienza, noi abbiamo creato tutto, non è possibile che ci sia una indeterminazione. L'indeterminazione è legata al fatto che noi non abbiamo capito quello che stiamo guardando, che abbiamo creato noi con incoscienza, e quindi giustamente ci viene tirato fuori, rigettato addosso con la stessa incoscienza. Questo è un paio d'occhiali, io sono convinto che è un paio d'occhiali, lo vedo come un paio d'occhiali. Se io cambio la mia percezione, la mia consapevolezza, e credo che questa sia una farfalla, io la vedo come una farfalla. Cosa vuol dire? Vuol dire che io vedo le cose non come sono, ma come credo che siano, e cioè io le vedo come credo che siano perché io le ho create così, perché credevo che fossero così. Allora, il principio di indeterminazione di Heisenberg esiste per Heisenberg, ma per uno che ha consapevolezza esiste. Ho fatto un paio di calcoletti e ho visto che l'indeterminazione di Heisenberg come energia vale un mezzo H, cioè un mezzo H costante di Planck per la frequenza. È esattamente la stessa energia che ci vuole del fotone per trasformarsi a metà in fotone virtuale, perché poi ci verrà meno un mezzo HN per andare dalla parte di là, antifotone. Tutto il processo costa HN, è esattamente il valore che viene fuori dalle formule fisiche normali. Allora, ecco dove c'è l'indeterminazione di Heisenberg, che te non hai coscienza dell'esistenza dell'antifotone. E quando vai a guardare questo oggetto, lo vedi solo quando si presenta a te nel tuo mondo virtuale, cioè in questa parte di qua dell'universo, perché quando lui per un miliardesimo di secondo scompare e va di là, te non lo vedi. Lo vedi solo quando compare di qua, di là non lo vedi. Lo vedi solo quando compare di qua. E l'energia messa in gioco è meno un mezzo HN. È esattamente il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ma se te hai capito questo, in questo istante il principio di determinazione si autodemolisce, perché tu stai costruendo un universo in cui non c'è l'indeterminazione. Lo sapete che cosa è successo l'altro giorno? Sono andato a vedere, a fare le ricerche, e ho scoperto che sul Journal Physical Optics
L'anno scorso hanno pubblicato un dato, la scuola olandese di fisica quantistica. Il principio di determinazione di Heisenberg non è più vero. Si è scoperto che non dipende dalla capacità o incapacità di fare delle misure nel piccolo, cioè dal problema strumentale, perché noi abbiamo fatto delle misure che vanno oltre la determinazione di Heisenberg. Allora non è più vero Heisenberg. Ci rimane da spiegare come mai c'è questo strano errore che facciamo nell'osservare le cose. E il fisico conclude dicendo: non è un problema strumentale, il problema è che c'è qualcosa dentro l'indeterminazione di più fine, di più sottile, che ancora ci sfugge, che non sappiamo cos'è. E io ti dico, io lo so cos'è, è la coscienza. Quando te hai capito che cos'è l'indeterminazione di Heisenberg, Heisenberg non c'è più. Comprendi esattamente e vedi il fotone e l'antifotone e ti tornano bene tutti quei lavori di fisica che hai fatto. E questo fa comprendere chi siamo noi, perché noi abbiamo costruito l'universo così, l'abbiamo costruito così perché noi siamo così, cioè noi siamo la coscienza che a un certo punto si divide in due parti e mima frattalitamente nel grande, nel momento iniziale, tutto quello che poi è successo dopo, che non essendoci lo spazio e il tempo, dice Bohm, perché l'universo è non locale, tutto quello che accade all'inizio accade in continuazione in un unico istante, il presente. La coscienza si divide. Perché la coscienza si divide? La coscienza si divide di perché non c'è, non ha senso chiedersi perché. Perché se te ti fai una domanda, ti devi dare una risposta, la domanda e la risposta sono due momenti di dualità. La domanda te la dici subito, te la fai subito, ora, e la risposta te la dai fra 10 anni. Ma siccome ora e fra 10 anni non esiste, perché esiste solo il presente, domanda e risposta sono un semplice muro di virtualità che non esiste. Allora, la coscienza, non ci si può chiedere perché la coscienza si è divisa. Perché all'inizio si poteva dire la coscienza si è divisa per fare esperienze. No, la coscienza si divide perché è l'unica cosa che può fare. Se non la faceva, noi non eravamo qua. Qualche giorno fa, quando è uscito Gideon, Spazio Interiore ha pubblicato anche Bair. Bair è un testo, uno dei più importanti testi cabalistici, meno famoso dello Zohar. Sì. E il libro che abbiamo pubblicato noi è Bair, o meglio, il commento al Bair di Arye Kaplan. Arye Kaplan è non solo un grande esperto di Kabbalah, ma anche un fisico. E uno dei concetti centrali della Kabbalah in generale e che viene descritto nel Bair è quello dello Tzimtzum, sì, che è uno dei modi con cui la tradizione cabalistica cerca di spiegare come è nato l'universo. Cioè inizialmente c'è questa tavola di luce, c'è soltanto la luce di Dio, infatti Bair è anche detto il libro dell'illuminazione, questa tavola di luce a un certo punto Dio crea uno spazio tondo, cioè prende come nel mare per Mosè, cioè si divide, si crea uno spazio dove in qualche modo lì lui non c'è più, non c'è più Dio, quindi si assenta, se ne va per un attimo, in quello spazio non c'è, e in modo tale che lì possa rimettere la sua luce. In questo modo dà la possibilità alle cose visibili di essere quello che sono. E questo è interessante non solo perché di per sé è un concetto filosofico profondo, ma perché fa vedere come già in una tradizione simbolica, in questo caso cabalistica, tu dici, parlavi prima di mitologia, parlavi del Sefer Yetzirah, come in realtà tante verità che la fisica o la scienza contemporanea sta scoprendo in realtà sono già in luce in gran parte della mitologia. Un altro libro che so che tu apprezzi molto, che è DMT, la molecola dello spirito, questa ricerca che ha pubblicato Spazio Interiore, questo grande medico americano, fa vedere come in realtà la ghiandola pineale produce questa dimetriltriptamina che genera delle cose davvero interessanti.
ma è contenuta nella ghiandola pineale, che è un elemento, una chiave di volta per tantissime mitologie. Quello che ti voglio chiedere, a parte questa indicazione che mi sono permesso di fare, è, lo hai già detto, però ti chiedo, visto che presumo che molte persone qui presenti poi leggeranno il libro, di dire qualche cosa di più specifico rispetto al mental simulation approach, e che cos'è il suo sfondo filosofico e perché tu a un certo punto nel libro lo metti in connessione con la psicanalisi. Sì, ci sono degli esempi che io posso fare per tentare di far capire l'importanza di questo approccio. C'è l'approccio della fisica, che è, lo sappiamo tutti, lo conosciamo, e c'è un approccio della simulazione mentale. Se io voglio sapere come è fatto un elettrone, sì, guardo i libri di fisica, eccetera, eccetera, però, visto che io sono il creatore dell'universo, tutti siamo i creatori, perché non me lo chiedo a me? Ce l'ho dentro, basterebbe che lo ricordassi. Non è più valida l'idea che Galileo vede il fenomeno fuori e lo studia dentro la testa. Galileo cerca di ricordarsi il fenomeno fisico che sta guardando. Allora, la simulazione mentale ci permette, visto che usa sempre gli stessi archetipi in tutti quanti, e questo per forza, perché noi siamo fatti con gli stessi mattoni, che sono solamente fotoni e non c'è altro, la luce crea tutto, allora creo dentro di me l'immagine, mi chiedo come è fatta una certa cosa. Allora voglio fare un esempio per dire la simulazione mentale funziona in questo modo. Un bel giorno stavo tentando di comprendere che cos'era il 137. 137 è un numero che rappresenta la costante di struttura fine dell'universo. Avevo già fatto il sistema di Evidion con tutti i numerini, tutti gli assi, tutte le cose, tutti i colorini, tutte le simmetrie perfette, tornava tutto. Un Evidion che mi diceva che era la dimostrazione di questo oggetto, ci permette di spiegare il comportamento umano, ci permette di spiegare come ci muoviamo nello spazio, ci permette di comprendere la natura delle nostre malattie, ci permette di comprendere come è fatta la struttura dell'universo del quark, ci permette di vedere perché scriviamo in un certo modo a livello grafologico e grafometrico, che ne so, benissimo. Quindi è un vero e proprio mattone dell'universo. E mi piaceva trovare un modo di mettere dentro questa struttura anche su 137, perché la fisica non sa che cos'è. La fisica ti dice che è il rapporto tra la carica dell'elettrone al quadrato diviso la costante di Planck moltiplicato la velocità della luce. Tre costanti. Quindi una costante, anche quella, un numero puro che, boh, non si sa cos'è. Allora, una sera vado a letto. Invece di dormire penso e mi chiedo cosa cavolo è questo, e mi compare lo slideshow, mi compare un'immagine in cui c'è un cerchio e una voce che mi dice: il tempo è circolare. Sento sta voce, sì, il tempo è circolare, lo sappiamo tutti, il tempo in realtà noi lo vediamo lineare solo perché dopo Sant'Agostino è venuta fuori questa cosa, perché Sant'Agostino, che era uno che aveva due palle veramente eccezionali, cioè era un altro che, cioè, era uno che diceva: guardate che non si può dire che il tempo è lineare, che il tempo è circolare, perché il tempo circolare prevede che l'uomo, quando ha peccato ed è stato perdonato, dopo tornerà a ripeccare. E no, una volta che l'uomo ha perdonato, basta, può ripeccare, quindi il tempo non può essere circolare. Smontando in quel momento tutto il mito pregresso che veniva dall'uomo della pietra a oggi, che ha sempre creduto che l'universo fosse circolare e il tempo nell'universo. Dico, vabbè, sì, mi torna, il tempo è circolare. Mi compare, secondo slide, un altro cerchio così. E la vocina sotto che mi dice: anche lo spazio è circolare. E io dico: sì, certo, Bohm ha detto che lo spazio e il tempo non esistono, quindi in un cerchio così è isocrono, perché tutti i punti del cerchio hanno lo stesso tempo. Cioè, ci sono punti diversi, ma noi sappiamo che tutti i punti sono dello stesso tempo. Esiste solo il presente. Esiste il presente, 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 presente. Questo è come va il tempo nell'universo di Bohm. Ogni cerchio
è solo il presente, non esiste il passato e il futuro, è solo il presente. Così lo spazio è uguale. E mi compare un terzo cerchio a 45 gradi. La velocità è lo spazio fratto il tempo. Sì, anche quella è una circonferenza. Fanno il dipartimento e scrivo 2 pi greco r uguale 137. È nato così. E sono riuscito a trovare, non ve lo dico, ve lo guardate, esattamente che cos'è 137 all'interno di Enigma. Perché la mia testa me lo ha detto. 137 è una circonferenza che rappresenta una velocità, il cui raggio è una cosa che entra all'interno del Enigma e non può essere, non può dare origine a questo cono, il cui cerchio vale 137, non può essere questo cono che vibra così, più piccolo di 136 o più grande di 138, vibra così, tutto, che sono i due punti fondamentali nel cui il mito del ebraico dice che questi due numeri, 136 e 138, sono l'onda e la particella. Che strano, no? È strano. Questo per dirvi, dentro la mia testa io ho chiesto a me stesso le cose. E cosa viene fuori? Viene fuori che nel mondo di Enigma sostanzialmente la lunghezza di questo asse diviso la radice quadrata di quest'altro, che è l'asse dello spazio, sono esattamente uguali a 137 diviso 2 pi greco per la costante aurea, la sezione aurea. Cioè in un colpo solo in Enigma c'è 137, che è una cosa che nel fisico non sapeva che cos'era. Pi greco e la sezione aurea. Sopra c'è una circonferenza, 137. Sotto c'è un'altra circonferenza, 2 pi greco, sezione aurea. 2 pi greco è la circonferenza. E ti dimostra come l'Enigma è collegato all'universo. Se te lo vedi sotto forma di moto, il moto di un cerchio che si allarga facendo quella che è una forma che noi rivediamo in continuazione nelle galassie, come sono fatte le conchiglie, nella quadratura del cerchio, in tutte queste cose qui. È impossibile che sia un caso riuscire a mettere insieme pi greco, la sezione aurea e la costante di struttura fine dell'universo. Che strano. Ecco come funziona il modello di comprensione che passa attraverso la simulazione mentale. Te lo chiedi a te. Dice, ma i fisici si incazzano se te li fai così. Non c'è più bisogno dell'algebra collider, è vero. Non c'è più bisogno, ma in realtà non è neanche così. Perché in tutti gli esperimenti dell'algebra collider che cosa ci hanno aiutato? A capire che quello che ci eravamo inventati nella testa era giusto. Come modello. È un modello descrittivo dell'universo. E questo modello descrittivo dell'universo, perché l'ho affannosamente cercato? Per spiegare, per far vedere che sono più bravi tutti, ma chi se ne frega? Perché io avevo bisogno in quell'istante di comprendere chi sono e come è fatta la coscienza. Comprendendo come è fatto l'Enigma, io comprendo cosa c'è nel mito da una parte, cosa c'è nella fisica dall'altra, ma come è fatta la coscienza. Sto ricordando chi sono. Questo è l'aspetto fondamentale, perché te lo chiedi a te stesso e la tua coscienza ti dà le risposte. È una cosa incredibile, con un meccanismo bestiale, perché non sbaglia. È per questo che io dico, siamo noi i creatori dell'universo. Galileo vede la lampada del battistero che si muove, crede di aver capito che esiste un fenomeno fisico da studiare all'esterno e lo porta dentro la sua testa per capire come è fatto. No, è il contrario. Tu hai il fenomeno dentro la tua testa, sei tu il creatore del mondo del pendolo, sei tu il pendolo. Quando lo vedi fuori, inconsciamente, non lo sai che l'hai costruito te, ma qualcosa dentro di te ti fa ricordare che quella cosa lì l'hai già vista da qualche parte. L'hai fatta te, ma non te lo ricordi. E qui bisogna dire perché non te lo ricordi. Non te lo ricordi perché te sei qui per fare un'esperienza, in questo contesto, in questo universo. Fai l'esperienza. Che tipo di esperienza devi fare? Una che te ti sei scelto di fare. Galileo aveva deciso di fare l'esperienza sua, io ho deciso di fare la mia e poi la vostra. Bene. Ma per fare l'esperienza te non ti devi ricordare assolutamente chi sei. Se no, che cavolo di esperienza è?
Cioè, avete presente quel film americano in cui il ricco americano newyorkese per due settimane decide di fare l'esperienza del povero, si chiude nel Bronx, si veste da coraccio e sta nel Bronx? Quella non è un'esperienza, è una cagata. Perché? Perché lui lo sa che fra due settimane ritorna a essere ricco come prima e va in quel posto. Quella non è l'esperienza, l'esperienza è quando ti caghi sotto veramente. L'esperienza è quando quindi te non la devi sapere, te non ti devi ricordare chi sei. È per questo che cosa sta succedendo ora? Allora, io perché comincio a ricordare che sono io la creazione dell'universo? Io, ma voi, tutti insieme. Perché siamo arrivati alla fine del giochino. La fine del giochino. È quello che sta succedendo ora. La gente acquisisce consapevolezza di sé. Va oltre il principio di indeterminazione di Heisenberg, che non esiste più nell'istante in cui hai compreso che l'indeterminazione era fotone-antifotone. Se te non vedi l'antifotone è chiaro che non capivi cosa c'era dietro. Ora hai capito, lo sai, lo applichi, ti torna con gli esperimenti della fisica. Non c'è nessuna indeterminazione. È per questo. E la fisica come reagisce a questo? La fisica è un po' impallata, perché ti comincia a dire, cazzo, non sai che abbiamo scoperto che le costanti dell'universo stanno variando? La costante di Planck l'ha misurata quel gruppo lì, ha detto che non è più uguale a 1,5 quello che è. La velocità della superficie dell'universo non è più 137,03 ma è 137,03421,5. Ma come mai cambia? No, dicono gli altri, dice, no, non cambia, quella costante un po' cambia. Se cambiasse la costante di superficie dell'universo, no? Pensate, non esisterebbero gli elettroni. Cioè, anche di poco, di un una trentesima cifra dopo la virgola, basta, non funzionano più gli atomi. Pensate che problema. Eppure cambia, l'hanno misurata, in quella zona dell'universo è diversa. Non sarà invece un'altra cosa? Non sarà invece che, per esempio, le formule nella fisica del tempo cambiano? Newton pensava che esistesse la forza di gravità. Einstein pensa che esiste la piegatura dello spazio-tempo per dimostrare le stesse cose di Newton, però con dei numeri più belli. La fisica quantistica ha la quantistica che è completamente diversa come filosofia dalla gravità. La gravità quantistica è un casino allucinante, non torna con niente. Per forza c'è la massa di mezzo, bosone di Higgs non esiste, è un po' tornato. Non è che Newton si era sbagliato e poi è arrivato Einstein che ha costruito qualcosa di meglio e ora la quantistica mette in atto un processo per dire qui c'è qualcosa di diverso ancora. Non è che noi capiamo sempre di più che il primo che ci si è messo aveva sbagliato. Se il tempo non esiste, lo spazio non esiste, esiste solo il presente, e noi ci creiamo il presente così come crediamo che debba essere fatto, Newton aveva ragione, la sua formula era vera, perché lui aveva la consapevolezza che la sua formula era fatta così, aveva creato la formula e ritornava perfettamente. Quando noi acquisiamo una consapevolezza diversa e ci immaginiamo un modello più complicato, lo spazio-tempo, quella struttura non va più bene. Allora, ecco perché cambia la costante di Planck, perché si deve adattare a un cambiamento della coscienza che si rifà su un cambiamento delle strutture delle formule. In quel contesto era evidente ancora una volta che noi eravamo i creatori dell'universo. Non c'è nulla di fuori che ha creato una scatola con cui dentro ci siamo noi. Cosa dice la Chiesa? La Chiesa dice Dio non ha voluto che l'uomo uscisse dalla scatola, quindi lo ha messo di fronte a degli sbarramenti costruendo la scatola in quel modo lì per cui lui non può uscire. Cosa dice la fisica? L'universo è stato fatto così, è costruito così, costruito per caso, l'universo è per caso, la scienza dice che è un caso che l'universo sia nato, e noi non abbiamo gli strumenti per superare il principio di Heisenberg, l'indeterminazione. Ma come? Ma se ti ho dimostrato che appena hai acquisito consapevolezza che Heisenberg non esiste, e scrivono un articolo sul Journal Optical Physics, si vede che non è così. Allora che cosa vuol dire questo? Perché rompersi le palle su questa cosa? Perché se noi siamo i creatori dell'universo, noi ci creiamo l'unica cosa che esiste, il presente. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che se te sei malato, sei te che ti sei creato la malattia. Ma se te ti sei creato la malattia, te te la puoi guarire. Se è così, questo giochino va alla candela. Bisogna studiarlo bene per capire questo. Perché forse la malattia, che cos'è? È la rappresentazione di una esperienza
che tu hai deciso di passare passando attraverso l'esperienza, facendo, perché se fai sei, se non fai non esisti, come il fotone ti sbatte addosso e te lo vedi, ma se il fotone ti passa davanti non ti caga nemmeno, te non sai neanche che esiste. Questo è fondamentale. Allora, quell'esperienza che tu ti sei scelto di fare, Hammer aveva identificato questa cosa a un certo punto, il dottor Hammer, anche se secondo me ha dovuto creare delle spiegazioni un po' troppo forzate, sei te che ti crei la tua malattia. Per guarire, cosa bisogna fare? Per guarire bisogna capire. La comprensione è guarigione. Te capisci, ma per capire, devi capire una cosa sola all'inizio, se non capisci questo siamo rovinati, che te sei Dio, te sei la creazione, te ti sei creato questa esperienza per fare, per comprendere delle cose. In questo contesto il gioco dopo diventa più facile. E tutto questo lo fai col Trial and Color Test, che è una simulazione mentale. Questo è l'approccio simulativo. Quindi, da una parte fai funzionare il lobo sinistro e dici, guarda che conti mi tornano. Da una parte, quando non ci arrivi, chiedi al tuo lobo destro, ma com'è che questo fotone si comporta così? Ti compare l'immagine che ti dice, vai domani in laboratorio, prova un po' questa cosa. Te ci vai, prova e viene. Guardate che a me questa cosa qui mi veniva già tanto tempo fa. Mi ricordo una volta una laureanda, poverina, che era una delle mie prime laureande, che lavorava sul nickel, ed era un nickel è un catalizzatore degli elementi. Stavamo costruendo un catalizzatore che serviva per fare una certa reazione. Non ce ne veniva una, non veniva. Questa tesi doveva concludere, la ragazza si doveva laureare. Io ero molto preoccupato. Di notte mi sogno di essere la reazione. Io sono la reazione. Ero nel pallone di reazione e giravo così, con la paletta che girava così. In quell'istante io ho capito tutto. Io sono una reazione, io so. Oh cazzo, ecco come che funziona. Il giorno dopo vado dalla donna e gli dico, senti, mi monti per fare una reazione fatta così, 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 con questi solventi, questa concentrazione? Dopo mezz'ora torno, professore, la reazione è venuta, dottore, la reazione è venuta, come mai? Come ha trovato queste strane... E io ho detto, me la sono sognata di notte. Non immaginate la faccia che ha fatto questa ragazza quando l'ho guardata, ho detto, meglio che non la dicevo. Però lei se la aveva, se io non sognavo la reazione di notte stavo ancora lì. E io avevo cominciato a comprendere che c'era qualcosa che andava oltre la scienza. Certo, tutto è regolare, la fisica, la chimica, benissimo, perfetto, meraviglioso. Ma come mai c'era quel qualcosa in più che io non volevo vedere? Poi in fondo tutta la mia vita, perché queste cosette che io scrivo sono la rappresentazione di cose che io sto vivendo, le scrivo mentre le vivo. E comprendo dopo, averle scritte, che sto scrivendo la mia storia. E questa è la cosa più strana dell'universo, no? Perché lì per lì non me ne accorgo. E in quel contesto cominciavo a comprendere che c'era qualcosa che andava oltre quello che ti avevano detto. 2 più 2 fa 4, no? Io mi ricorderò sempre a un esame di Stato, quando questo tizio che si era laureato con 110 lode, un docente della scuola di chimica teorica gli chiede, senta, invece era un buon meriglio, no, come ma perché 2 più 2 fa 4? Perché? Si guardava intorno e mi aiuto, perché 2 più 2 fa 4? Ok. Non ha saputo rispondere, l'hanno buttato fuori dall'esame di Stato. 2 più 2 fa 4 per convenzione, siamo noi che l'abbiamo scelto. Certo, siamo noi i creatori dell'universo, mi appariva chiarissimo a quel punto. Noi abbiamo deciso che 2 più 2 deve fare 4. Noi avevamo deciso i termini di Heisenberg, che ci doveva essere l'indeterminazione di Heisenberg. Heisenberg era il primo povero disgraziato a non voler credere nella indeterminazione, perché Heisenberg era marxista-leninista. Pensa te, cioè quello che aveva fatto del determinismo la sua ragione di essere. E lui lo scrive nelle sue memorie. Ma proprio a me mi doveva succedere, dovevo scoprirla l'indeterminazione. Non poteva succedere a un mio collega, era incazzatissimo. Perché succede questo? Ora noi lo sappiamo, perché lui aveva questo problema, comprendere a livello del marxismo che lui viveva dentro di sé, comprendere a specchio che stava scrivendo la sua storia.
vedendo il suo problema sul suo libro. Ecco, questo succede perché noi siamo uno, non siamo due, cioè io e voi siamo la stessa cosa, crediamo di essere pezzi diversi, ma siamo la pezzi di un'unica cosa, dove la dualità non esiste. Il concetto fondamentale di fotone e antifotone, vedi che l'uno e il due sì, sono la stessa cosa, e te non lo sai. Ecco perché c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, perché la tua consapevolezza non è arrivata a comprendere che non esiste la dualità e che pensa nel mito Dio, cioè noi, abbiamo fatto l'universo di destra e l'universo di sinistra con la stessa luce, perché il fotone e antifotone di qua, quando sbatte con gli oggetti di materia, si comporta da luce, quando sbatte di là per problemi tecnici si comporta da antiluce. Quindi rappresentando e conservando la simmetria dell'universo, che deve essere sempre conservata nella realtà virtuale. Questa è la ragione dell'esistenza dell'entanglement. L'entanglement fra due elettroni o fra due fotoni ti dice che quando un fotone va a destra e l'altro va a sinistra e uno a uno gli pesti un piede, l'altro sente il dolore al piede. Questo succede nella fisica quantistica, ma questo, siccome l'universo è virtuale, frattale, ideico e simbolico, succede anche a quelli che sono così chiamate le coscienze gemelle. Come vedi, nella fisica tutto ciò che succede agli elettroni ti succede anche a te, perché te sei costruito con le stesse, con gli stessi mattoni, e i mattoni quanti sono? Uno. Chi è? Il fotone. Fotone, antifotone, fotone, antifotone, questo, basta. Allora, quando te scopri che l'universo è stato una divisione, dove la divisione è accaduta solo perché ci poteva essere. Se non c'era, non eravamo qui. Non è che la coscienza, lo dicevo prima, ha voluto chissà fare che cosa nel dividersi. La coscienza no. La coscienza, negli istanti in cui si è divisa, ha solo fatto l'unica cosa che sapeva fare. E l'ha fatta per così. Subito dopo, quando si è divisa, ha detto, porca puttana, cosa ho fatto, se me ne stavo a casa era meglio. Ma questo è un secondo dopo, dove è nata la dualità. La dualità nasce dopo. Nasce un miliardesimo di secondo, dopo, cazzo, un pezzo di me che se ne va. Questo, lo vedete questo comportamento anche nei bambini piccoli? Quando i bambini piccoli fanno la cacca e gattonano per terra, si girano e la rimangiano perché pensano di aver perso un pezzo di sé e lo rimettono in bocca. Questo, nel bambino piccolo, c'è lo stesso comportamento della coscienza all'inizio. In quell'istante nasce la separazione, nasce l'idea del divino. Nasce il duale, un duale che in quell'istante non si ricorda più di essere uno. E allora, a quel punto, la coscienza, tutte e due le pallette, comprendono che devono comprendere e devono tentare di riunirsi. Ma prima di riunirsi devono capire che cosa hanno fatto. Perché la coscienza, quando fa una cosa, ci si sottopone. Io creo il coltello e poi mi faccio tagliare. Perché se no non so che cosa ho creato. La coscienza funziona così. In quell'istante, quando la coscienza si divide, è l'unico istante che esiste, tra parentesi, ora sta accadendo, tutto si divide, noi tutti siamo legati ad un processo di acquisizione di consapevolezza basata sull'unica cosa che esiste, la divisione. Non esiste altro, diviso, unito, unito, diviso, io mi avvicino a te, mi sposto a te, mi allontano, è tutta geometria, non c'è altro. Quando tutte le divisioni saranno state fatte, tutte, la coscienza potrà dire, ora mi posso riunire perché ho capito cos'è la divisione, perché io sono il contrario. Perché la coscienza da sola, fisicamente, non si può identificare. Come dice il teorema di Gödel? Il teorema di Gödel dice che tutto un universo c'è, io costruisco delle regole che mi descrivono l'universo, da dentro l'universo, bene, se le regole saranno anche vere, ma io non lo so, non lo posso sapere. È un teorema. Anzi, c'è un'aggiunta. Se tutte le regole sono vere, ce n'è almeno una che non so qual è che è sbagliata. Vi immaginate i fisici e i chimici davanti a te, non sai qual è la regola sbagliata, qui ce n'è una sbagliata, se ti tocca a te sono cazzi acidi, così, è una roulette russa. Qual è il momento storico che noi stiamo vivendo? Stiamo vivendo il momento storico in cui Gödel cominciamo a comprendere che l'abbiamo superato. Perché? Perché Gödel dice, ci vorrebbe un altro universo che guardasse il nostro e ci dicesse, sì sì è vero, te sei giusto così, però chi è che lo dice a questo universo? Ci vorrebbe un altro universo. Allora che cosa ha fatto la coscienza?
del tutto involontariamente. La palla della coscienza si divisa in due. Due che sono la costruzione del fotone e dell'antifotone, che sono uno l'immagine speculare dell'altra, cioè si guardano allo specchio. Non sono la stessa cosa, sono uno l'immagine speculare dell'altra, come un guanto. Ce l'avete presente un guanto? Un guanto. Lo rovesci è nero, lo rovesci è bianco, lo rovesci è nero, lo rovesci è bianco. Questo è il fotone e antifotone. Queste due cose che in questo si stanno guardando, ognuna determina l'altra. Io determino te perché ti vedo, so come sei fatto, e io determino te perché vengo da te. Entanglement dall'inizio, come i due fotoni oggi. Perché i due fotoni sono intendentati tra di loro, cioè intrecciati tra di loro? Perché tutto accade in un unico istante, tutto è la stessa cosa. Le coscienze, io ho una coscienza uguale alla mia da qualche parte, è la mia coscienza gemella. E quando a me mi pestano un piede, se la mia coscienza gemella è integrata, lei sente il dolore del piede. Non c'è niente da fare. Comprendere che siamo una cosa sola. Comprendere tutta la divisione e quindi a questo punto potersi riunire perché sappiamo chi siamo. Questo è l'aspetto fondamentale. Se voi vi, per un attimo, fate mente locale sui vostri problemi. Ognuno di voi ha sicuramente un problema. Ho detto, stato morto. Un problema principale. Ebbene, questo problema principale, analizzatelo e scoprirete che è un problema che è legato solo ed unicamente alla separazione. Separazione da un libro, separazione da un posto, separazione da un luogo, separazione da un evento, separazione da una persona, separazione da un tempo, separazione da un ricordo, separazione da quello che vi pare. Una separazione. Quando voi riuscite a comprendere quello, siete quella parte di coscienza che ha compreso quel tipo di separazione, che vi permetterà, se voi la azzeccate, di vivere il giorno dopo in un modo migliore, eccezionale, perché quella era qualcosa che vi rompeva le palle per tutta la vita. Allora, è evidente che comprendere che ci sono i fotoni e gli antifotoni, che sono la rappresentazione ideica, simbolica, di un mattone con cui è costruito l'universo, e farci tornare tutti i calcoli della fisica, è meraviglioso. Ma bisogna anche comprendere che tutto sta sforzo, noi lo facciamo perché sappiamo come funziona la nostra coscienza e ci possiamo guarire se ci ammaliamo, per esempio. E certo, perché questo vuol dire, tra tutte le cose, che siamo noi che abbiamo costruito l'universo. Se quindi abbiamo fatto la nostra malattia, noi ci smalattizziamo, noi ci guariamo, perché è la consapevolezza che ti guarisce. Ma allora te dici, ma perché noi potremmo vivere anche in eterno? Sì, prova a dirla alla tua coscienza integrata. Lei ti dirà, ma no, non bisogna fare, bisogna fare. Fare. Siamo venuti qui apposta per fare l'esperienza. E qual è l'esperienza finale? L'esperienza della vita e della morte, inizio e fine. Perché la coscienza, quello è venuta qui a fare. Quindi devi morire fisicamente per comprendere che cos'è la separazione. Se no, non capisci cos'è il nome. Vogliamo fare delle... Certo. Somebody. Io. Prego. Fatto dopo il flash, si può continuare a sognare il maschile e il femminile o si dovrebbe soltanto sognare l'androgeno? Questo dipende, dal mio punto di vista, dal contesto del sogno e dal come è stata creata l'unificazione delle tre sfere. Perché il contesto del sogno è sempre fondamentale. Cioè io posso sognare una cosa che è identica alla tua, ma nel mio contesto è diverso e quindi devo interpretare il sogno in un modo differente. È questo il contesto. Allora, io posso sognare un maschile e un femminile perché vedo il maschile e il femminile nell'universo. Lo vedo. È l'altro. È un maschile e femminile di un altro. Non posso sognare il maschile e il femminile mio perché io mi sono integrato. In questo contesto bisogna vedere quindi, contestualizzando il sogno, che, a che cosa si riferisce il tuo maschile e il tuo femminile. Quando c'è l'integrazione, l'integrazione è all'inizio tra parte maschile e parte femminile. La parte mentale fa la collante, se vogliamo, no? In quel contesto lì, te non ti senti più maschile o femminile. Lì devi tenere presente che nella simulazione mentale
stai lavorando in quella zona di universo che è un universo reale, non nella zona di universo che è un universo virtuale. Quindi è in una zona di spazio-tempo dove il tempo non esiste, qui lo vedi, ma lì nella tua testa no, perché tu sai che non esiste. Quindi non si provano le emozioni, non hai idea dello spazio-tempo, non sei triste, non, anche se ti fa vedere una cosa tremenda, te la guardi come se fosse una cosa che a te non te ne frega niente. C'è un distacco totale, ma non perché non ti interessa, un distacco perché te sai che comunque puoi fare quello che ti pare. C'è una situazione che risulta anche difficile da spiegare, perché in realtà va provata e quindi bisogna provarla, è bene provarla. Oppure, seconda opzione, le tre pallette, gli anni, il mente, spirito, del triade sound test o del triade color test, sono unite in modo sbagliato, costruendo sempre una immagine trasparente della coscienza. Ma esistono tre modi di unire le tre pallette facendo una cosa trasparente, solo uno è quello giusto. E come si fa a sapere qual è? Basta chiederlo alla propria parte animica. Di solito è la parte animica che ha, non avendo l'asse del tempo, ricorda esattamente tutto e sa esattamente come era all'inizio, coniugata. Quindi gli si dice la parola, quelle cose che noi abbiamo scritto nel Theory of Color Test, dinamico flash, sono parole precise che hanno un significato preciso, ognuna non può essere cambiata. La unificazione deve essere fatta come all'inizio, come sei all'inizio, vedi che parlo al presente, non dico come eri all'inizio, perché se no, parte amica non capisce, come sei all'inizio. Lei se lo ricorda come sei all'inizio, le tre sfere entrano dentro l'altra e poi è come se si sedessero meglio in qualche modo una dentro l'altra fino a che si fondono i colori, diventa trasparente, ma quella trasparenza lì prevede che non si può più tornare indietro, cioè che non sei mai stato separato, perché nell'istante in cui te ti riunisci non ti sei mai staccato, perché esiste solo il presente. Per questo funzionava bene su il problema delle adduzioni. Non c'era mai stata l'adduzione. Te ne avevi il ricordo, ne avevi l'esperienza, avevi anche le cicatrici addosso, ma non c'era mai stata l'adduzione, perché le tue sfere non si erano mai separate, perché tu oggi le hai riunite, quindi le hai unite perché non c'è il passato e il futuro. Funzionava così. Quindi qualsiasi tipo di problema viene risolto immediatamente e nell'istante in cui lo risolvi, nella tua tempo circolare, tutti i punti lo hanno risolto. Domanda? Posso? Prego. Allora, all'inizio la coscienza a sé fosse lo sguardo, in solitudine estrema. Pensò le cose e fece curo sullo schermo ingannevole del tempo. Rito questo tempo e in un istante, dopo aver fatto l'esperienza, la coscienza, cioè il Dio, tornerà a stare in solitudine estrema? Ah, bellissimo. Questo mi dà la so. La so. Io mi ricordo di un mio amico che doveva dare l'esame di una chimica importante, che è la chimica dei composti organometallici, poi un corso che ho tenuto anche io con gli studenti tanti anni. Ed eravamo tutti, è difficilissimo, difficile, e camminava avanti e indietro, diceva so tutto, sai come fanno quelli da PNL, so tutto, anzi, so anche qualcosa di più. Con questo sistema si va avanti, perché in qualche modo uno si autogasa e cerca in qualche modo di superare, anche se ci sono delle difficoltà. In realtà la questione è questa, questo mi pone il problema che si è posta tanta parte animica una volta che aveva risolto il problema, per esempio con la deduzione, perché poi nelle ipnosi di controllo che noi facevamo, quando facevamo le ipnosi, la parte animica veniva e diceva: ma io che ci sto a fare il mio contenuto, l'ho capito, ora basta, non ce l'ho più voglia, torno a casa. E io invece la spronavo a dire: no, devi rimanere, perché ora devi fare l'esperienza, perché finora hai fatto l'esperienza che volevano gli altri, ora fatti l'esperienza tua. Sono sempre riuscito a convincere. In realtà, andando avanti, ragionando con la coscienza, ci siamo resi conto di una cosa fondamentale, che è la partita a scacchi. Io faccio una partita a scacchi con un altro. Uno dei due vince, l'altro perde.
No, non è così, perché l'altro sono io lo stesso. Quindi tutti e due i giocatori vincono e perdono contemporaneamente. Per la fisica quantistica, le due equazioni d'onda, ho perso, ho vinto, si sovrappongono in una unica soluzione. Ho perso e vinto contemporaneamente, non c'è più dualità. Ma che cavolo, invece no, uno ha perso e l'altro ha vinto. No, per esempio, guardiamolo dal punto di vista filosofico. Io ho perso, non è vero, io ho imparato dall'altro, che era più bravo di me, un sacco di mosse, che io prima non sapevo. Lui ha vinto, sì, però a giocare con me che cosa ha vinto? Ha perso del tempo, perché non imparerà di più, si è fermato lì. E così ci accorgiamo di una cosa fondamentale, che il gioco è la rappresentazione di una finta dualità, dove noi vediamo i due giocatori che sono ineditamente le due estremi della dualità, ma in realtà sono la stessa cosa, unite da cosa? Penrose, fisico inglese, dice dai parametri nascosti, cioè da qualcosa che un giorno troveremo e sicuramente misureremo. Io dico che i parametri nascosti si chiamano coscienza. La coscienza è quella cosa che unisce il fotone A e il fotone B entrambi, cioè agganciati tra di loro. I due fotoni non esistono, esiste un unico evento, i due giocatori non ci sono, esiste il gioco. Il gioco è quella cosa su cui nessuno fa caso, che lega i due giocatori e ne fa della dualità un unico ambiente. Cosa succede? Ho preso la lontana, ma ora arrivo alla risposta. Cosa succede nel mio caso, che poi forse è anche il suo? Quando si arriva alla fine del gioco, tecnicamente, si capisce che il gioco è finito, che io sono il perdente, il vincente insieme, che il gioco era inutile farlo, perché era un gioco che avevo deciso di farlo io, ma se non lo facevo non capivo. Beh, il mio problema è che l'ho capito a metà del gioco. E ora, avendolo capito a metà del gioco, che la metà del gioco era finta, e che io sono l'altro, e che non serve a una mazza fare il gioco, se non per sapere che il gioco lo dovevo fare, per comprendere che il gioco andava fatto. L'ho capito a metà. Cosa faccio? Finisco di giocare lo stesso o vado a casa? Io mi ci sono trovato, e infatti l'ho scritto. Perché quello che scrivo poi è la rappresentazione di quello che sono. E io mi sono detto, dentro la mia coscienza, lo devo chiedere alla mia coscienza. E la mia coscienza mi ha detto, no, guarda che ti hai fatto solo veramente metà dell'esperienza. Hai fatto la metà dell'esperienza in cui tu ti sei assoggettato alle regole che tu stesso hai fatto non sapendo che le avevi fatte te. Hai vissuto la prima parte del gioco in separazione. Hai visto il mondo come fosse tutto separato. Tu eri tu, gli altri erano gli altri. Ora devi imparare a fare l'altra metà del gioco in unione, dove tu e l'altro sai che siete la stessa cosa, dove il gioco sai che l'hai costruito te. Sai che non saprai alla fine se vinci o perdi, perché sai l'unica cosa chiara è che per fare l'esperienza devi non sapere come va a finire. Ma sai che comunque va a finire bene, perché tu sei il creatore di tutto questo. La prima parte del gioco era la prima parte dell'esperienza, dovevi comprendere la separazione. Ora che hai compreso la separazione, per favore mi comprendi anche l'unione. E a quel punto ecco che vale la pena finire il gioco. Allora, la mia è una domanda difficile. Allora, diciamo, nella cultura, secondo me è difficile, nella cultura popolare i film di fantascienza fanno vedere il classico viaggio nel tempo, dove uno può incontrare se stesso da giovane e parlare con se stesso da giovane e discutere, fare e poi si mettono, diciamo, si comincia a parlare di tutti i vari paradossi e cose del genere. Però, diciamo, studiando quello che scrivete, si vede che la coscienza o sta in un contenitore o sta in un altro contenitore. In un eventuale viaggio nel tempo, che non so neanche se uno potrebbe incontrare se stesso, secondo te cosa accade? La so. Sì, certo. Sta traducendo. Certo.
certo, certo. No, come ci teniamo, perché è frutto di tanto lavoro, poi risponde lui, per carità. Uno degli ultimi libri che abbiamo pubblicato è stato Viaggi lontani di Robert Monroe, che è questo ingegnere americano che a seguito di alcune esperienze personali poi ha messo a punto delle tecniche per fare dei viaggi al di fuori dal corpo, e questo è un libro fondamentale perché mette a punto tutte queste ricerche. Sì, che tra parentesi hanno dei riscontri interessanti perché lui ha fatto anche delle misurazioni e quindi è stato anche supportato finanziariamente da alcuni gruppi scientifici perché questi viaggi fuori dal corpo avessero comunque un significato scientifico, quindi è una cosa interessante, anche se io ci vedo molto poi l'angelo del piano di sopra che in qualche modo lo utilizza per fare certe cose, ma Monroe pare che se ne accorga nell'ultimo libro che ha scritto. Allora, esiste solo il presente. Sì. Questo cosa vuol dire? Che io sono il centro degli assi ideologici e il mio presente è qui con me, lo porto qui con me. Il mio presente non è il tuo presente, perché tu sei lì, in uno spazio e in un tempo quasi uguale al mio, ma lì. Quindi ognuno di noi vive un suo presente differente dal presente degli altri. Questo ha a che fare con la teoria dell'universo inflazionato, detto anche universo a bolle, in cui ognuno di noi è una bolla. La mia bolla viene in contatto con la tua, noi crediamo di vedere lo stesso albero disegnato da te e da me fuori, ma in realtà sono due alberi differenti. E quando noi andiamo nel piccolo a vederlo con il microscopio ci rendiamo conto che quello che vedo io non è quello che vedete. Quindi è chiarissimo. Ognuno ha creato il suo albero. Ognuno ha il suo presente che porta con sé. Ognuno ha il suo presente. Una infinità di presenti che sono un unico presente. Vedi cosa vuol dire il tempo circolare? Tutti i punti sono isocroni. Beh, io sono qui, te sei qui, ma allora che cosa ci differenzia? Siamo nello stesso presente in due punti diversi, ecco cosa vuol dire disegnando questo. Quando io ho la macchina del tempo che va ad antifotoni e gli antifotoni vanno indietro nel tempo, io vado indietro nel tempo, vado a trovare me bambino piccolo. No, non lo posso fare questo perché io sono unico. Quando vado indietro nel tempo, porto indietro nel tempo con me il presente. Il mio presente diventa quello dove non c'è il bambino piccolo, perché ci sono io grande. E siccome la coscienza sta in un unico contenitore, il bambino piccolo va anche detta una cosa fondamentale, che non esiste più nell'istante in cui ci sono, non esiste e non è mai esistito. Il mio me piccolo non c'è più, ma dire non c'è più è sbagliato, eh? Non c'è mai stato, perché c'è solo il presente, dire non c'è mai stato prevede che ci sia un passato, che non c'è. Quando io prendo l'astronave e vado nel passato, porto con me, in quello che si definisce passato, il presente. Il mio passato diventa presente, come funzionava con le ipnosi regressive. Prendevi il soggetto e lo facevi tornare nel passato. No, non tornava nel passato. La sua testa, che è un lettore di ologrammi, con una telecamera andava a leggere quello che gli è successo in un passato corrispondente a questo presente. Sta succedendo ora. Quando ci siamo resi conto di questo, io me lo ricordo benissimo, con una ragazza, una dotta che ora si è laureata, lavora al CNR, fa la psicologa, di figure. Già, perché ha detto, ha imparato più in una sezione di ipnosi con me che con tutto nel corso di psicologia fatta a Firenze. Il che può essere anche vero. In questo contesto, la ragazza agiva e modificava quello che era il passato. Se te dicevi alla ragazza di aprire un cassetto di quel mobile lì, lei apriva il cassetto, guardava cosa c'era dentro, lo tirava fuori, lo leggeva, lo chiudeva e poi mi diceva che cosa aveva letto, cosa che non è possibile fare perché non l'aveva fatto nel passato. Se lei deve rivivere meccanicamente il passato, lei rifà esattamente le stesse cose che faceva prima. Allora ci siamo resi conto, lì fu lì, che la fisica di Bohm era quella che spiegava tutto. Non esiste il passato, ma esiste un qualcosa che è un punto dell'universo olografico che corrisponde al passato, ma che corrisponde al presente.
in qualche modo. Questo Sant'Agostino già lo aveva detto, dicendo bisogna che il tempo sia lineare, perché se no è un casino. Aveva detto che non esisteva il passato, aveva detto che esiste il passato che corrisponde al presente, e il futuro che corrisponde al presente. Sant'Agostino, un fisico quantistico, non c'è, c'è ombra di dubbio. E lui però ha manipolato con la freccia, voi non avete idea di cosa vuol dire manipolare in quel modo la freccia del tempo. Vuol dire sputtanare il secondo principio della termodinamica, fare in modo che la scienza creda che l'entropia sia il disordine, che non è l'entropia misura il disordine, ma il disordine è una misura della coscienza. Quindi l'entropia misura la consapevolezza, no l'energia legata al sistema che è legata al disordine. Tutto questo perché Sant'Agostino ha detto che non esisteva il tempo circolare. Pensate voi, perché per collegare queste cose mi ci vuole 2 ore, ma voi pensate che questa è la risultanza finale, una tragedia per l'umanità, una tragedia per l'universo. Quindi quando io vado nel passato, Bohm era quello che mi diceva, guarda che stai usando l'ipnosi con la fisica di Bohm. E allora mi sono reso conto di come funzionava la programmazione neurolinguistica, la timeline. Quando prendi il soggetto e gli dici di guarire, perché c'hai paura del buio, torna quando eri piccolo. Lo vedi? Sei lì? Bene. C'hai paura? Ora no. Benissimo. E lo riporti nel presente. Che cosa hai fatto? Hai cambiato la sua coscienza nella timeline. E siccome la sua coscienza è sempre la stessa, se non ha più paura nel passato, non avrà più paura neanche nel futuro. Ma come hai fatto a fare questo? Hai modificato il passato, ma se il passato è passato non lo puoi modificare. Bohm aveva ragione, il passato non esiste. Esiste quell'istante in cui tu ti colleghi a quella cosa che è accaduta, ma che accade in questo istante, perché tutti gli eventi dell'universo accadono in un unico istante. Quindi tu ti scegli l'evento che per te è il passato, vai lì e te lo guardi, ma è contemporaneo, tutto contemporaneo, nel momento in cui sei nato, nel momento in cui sei morto, nel momento in cui è tutto accade in un unico istante. È evidente che te ti porti in quel contesto, il tuo Evideon, il centro degli assi, dove vai te? Tu te lo porti in quello che credevi fosse il passato, ma che nell'istante in cui tu entri dentro, il presente viene con te. Però, scusa, solo una cosa, i compagni di scuola, quando tu vai nel passato, no? E il tuo piccolo, diciamo, non c'è mai stato più, cosa pensano? Cioè, come, nel senso, da un loro eventuale punto di vista che non c'è. Cambia assolutamente, non te lo posso più mostrare perché dovrei tirare fuori un esempio che in questo momento non mi viene in mente, perché non abbiamo mai fatto un'operazione del genere, ma da un punto di vista fisico, quantistico, questo è un po' come l'esperimento del gatto di Schrödinger. C'è una storia incredibile dietro questa cosa qui, perché le persone si comportano come gli elettroni, perché tutto l'universo è fatto così, è logica di questo tipo qui, per cui cambierebbero, gli altri cambiano il modo di vedere le cose e non si ricordano neanche più di come la pensavano prima, perché il prima non c'è più. Pensate, un esperimento a scelta ritardata che ha fatto un signore che si chiama Weinberg, per la fisica, un librone così, scelta ritardata. Voi sapete che i fotoni si possono comportare da onda da particella, anche gli elettroni, da onda da particella. Se vanno a sbattere contro qualcosa, contro di te, si comportano da particella, un proiettile. Se te ti metti da una parte e li guardi, che passano attraverso 2 fenditure, un unico fotone passa da tutte le fenditure, insieme, perché è un'onda, si dice così. In realtà che cosa succede? Succede un'altra cosa che il fisico non sa, ma io ti dico come funziona. Il fotone si comporta da onda o da particella a seconda che tu creda che sia un'onda o una particella. Cioè l'onda e la particella sono la rappresentazione del tuo livello di consapevolezza dell'oggetto che stai guardando. Qualsiasi fenomeno fisico in cui un fotone te non sai dov'è, che cos'è, ti appare come un... Nell'istante in cui te comprendi esattamente che quel fotone, anche se non l'hai manco toccato, sai che è una particella, ti compare come particella. Esempio. Partono 2 fotoni, vanno a 2 bersagli diversi, arriva il primo, arriva il secondo, sempre alla stessa velocità. Pim, pim. E arrivano che sono particelle. Green suona l'allarme. Benissimo.
prendi questi due fotoni e li fai passare attraverso sia il primo che il secondo a una parete con due buchi. Te non tocchi niente, no? Da lontano guardi e vedi che si formano sullo schermo dietro le figure di interferenza, cioè è passata un'onda. Perché te sai che passerà un fotone, però non l'hai toccato, quindi non hai avuto sovrapporre la tua funzione d'onda con la sua. Quindi te non sai, il desiderio di consapevolezza non ce l'hai. Sai che c'è il fotone, ma non sai dov'è. Quindi lui ti appare dappertutto. Non a caso, l'universo non è uguale. Quando passa il fotone, te sai che il fotone ha una certa velocità, quindi sai che è già passato. Sai che si comporterà da qualcosa. Ci metti una sbarra nel mezzo, dopo che è passato il fotone. Quando te ci metti una barriera nel mezzo, il fotone è già passato ed è passato come onda. Come ci metti una barriera nel mezzo, il fotone sente che ci hai messo una barriera nel mezzo, torna indietro e pum, ci sbatte contro e diventa una particella. Il fotone era già passato, perché il fotone è dappertutto, ma nell'istante in cui tu fai una cosa per cui tu sai che il fotone diventa particella, qualsiasi cosa succeda, particella. Quindi te vedi il fotone come tu credi che sia. Se tu hai coscienza del fotone, hai coscienza di questo che è un paio d'occhiali, non un paio di farfalle, vedi un paio d'occhiali. E questo si vede benissimo col fotone. Quindi, questo ci permette di dire che le persone si comportano come i fotoni, uguale. Ma perché questo accade? Perché dentro di te ci sono tre cose, che sono un'anima, una mente e uno spirito, che sono oggetti quantizzati, che sono come dei fotoni. Con gli spin girano queste pallette in qualche modo nel vostro cervello, hanno dei gradi di libertà oltre che dei colori della quanto cromodinamica. Quindi queste tre pallette, che sono la coscienza di A, di B e di C, che evidentemente si comportano come bosoni e come fermioni, che vuol dire un'altra cosa, vuol dire che in certi posti non ce ne puoi mettere più di due, sono come degli ingranaggi, due rotelle, così. Vedi che la terza rotella non ce la fichi dentro. Questi sono gli elettroni, che sono fermioni, no? Invece se ti metti una rotella una sopra l'altra, i bosoni, ce ne metti una prima. Tante quante ne vuoi. Bene, in questo contesto, questi tre oggetti, che sono bosoni e fermioni, controllano tutto il corpo umano. Quindi il comportamento del corpo umano è un comportamento subnucleare. Ancora una volta cosa si dimostra? Che non c'è separazione tra il mondo della fisica del grandissimo e il mondo della fisica del microcosmo. Sono tutte la stessa cosa, c'è la stessa legge. Ma come mai allora i fisici hanno due formule di solito diverse per descrivere il grande grande e il piccolo piccolo? Facile. Te introduci il concetto di fotone e antifotone e le due formule del grande grande e piccolo piccolo o diventano uguali. Che culo. A parte, nel senso che dobbiamo chiudere, sicuramente adesso molti si avvicineranno per libri, per autografare i libri, per delle foto, per delle altre domande, magari adesso a parte, se no abbiamo poco tempo per quello. Grazie a tutti quanti di essere venuti, grazie tantissimo. Grazie a voi per la pazienza.